Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Maurizio Sarri ha parlato prima di Juventus-Torino, che appunto sarà domani sabato pomeriggio, tardo pomeriggio. Ha parlato, tra le tante cose, chiaramente dei momenti di forma dei vari giocatori. Ha speso parole buone per Bernardeschi, che non è stato mentale e fisico, come dice lui, molto buono, ma questo si era anche visto. Ma soprattutto mi ha colpito, mi ha interessato in qualche modo quello che ha detto su Douglas Costa, che in realtà va a confermare quello che molti di noi, forse tutti, dicevano, e che per un motivo o per l'altro negli anni passati era stato negato come se Douglas Costa venisse utilizzato in quel dato modo perché non piaceva all'allenatore. In realtà Sarri sta ripetendo quanto fatto con D'Allegri, con Douglas Costa, al netto degli infortuni, cioè quello di utilizzare Douglas Costa nei momenti in cui la squadra deve cambiare un po' la partita. Perché? Perché Douglas Costa è sempre stato un giocatore del genere. Douglas Costa è un giocatore di talento infinito, ma che ha un'autonomia molto bassa, cioè se lo mettiamo all'inizio partita, il fatto che lui debba dosare in 90 minuti o comunque poco meno le forze lo porta a non fare gli strappi che tanto gli piacciono, e questi strappi, mancando questi strappi, manca appunto il suo effettivo peso specifico all'interno di una manovra. Ecco perché spesso viene utilizzato appunto come giocatore della partita in corso. Quindi c'è una componente di infortuni che l'ha sempre colpito e l'ha privato dei 90 minuti a lungo termine, cioè fatto 3-4 partite da 90 minuti. E nel tempo questa cosa qua è un po' passata per tutti gli allenatori, quindi Allegri prima e Sarri dopo, come il giocatore che spezza le partite. Ed effettivamente siamo accorti che nelle ultime partite in cui non gioca titolare, come quelle primissime dopo il ritorno post-Covid, le ultime partite confermano che la sua utilità è molto maggiore momento in cui subentra qualcun altro. Perché? Sarri lo specifica perché chiaramente nel momento in cui la squadra avversaria è stanca, un giocatore che strappa consente a lui e quindi non ai suoi avversari di fare quello che vuole. E questo è appunto l'arma che ha utilizzato contro il Genoa, che l'ha portato al gol, ma al di là del gol di per sé, anche nelle altre partite, nel momento in cui è entrato Douglas Costa, la partita è cambiata anche per noi, perché comunque cambiano i punti di riferimento. Diciamo che gli altri giocatori, per quanto talentuosi, specie insomma, dei tre, quindi Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, specie Bernardeschi, danno più punti di riferimento, quindi più leggibili. Douglas Costa è uno che entra e fa un po' quello che vuole. Questo fare quello che vuole, nel momento in cui la partita deve essere portata a svoltare verso un certo modo, può essere la chiave di volta per risolvere partite un po' complicate. Non è sicuramente Genoa quella complicata, però chissà, magari già col derby, ma poi abbiamo anche Atalanta, ci sarà la Lazio, il Milan, tutte partite che potrebbero avere un coefficiente di difficoltà maggiore. Ecco che Douglas Costa potrebbe tranquillamente svoltare la partita grazie alla sua dote innata, quella di spaccare le partite, perché lui ha nello strappo, nella corsa, nella tecnica, nel dribbling un'arma in più che nel momento in cui la squadra avversaria è stanca, specie con questo caldo e così via, può essere quell'arma che consente alla partita di svoltare. Quindi, secondo me, io appunto ho detto anche un po' scherzosamente così nelle varie chat, che con Douglas Costa usato così, cioè ogni partita così dalla fine, da qui alla fine del campionato e anche Champions League, la vinciamo pure la Champions League, perché ogni volta che entra Douglas Costa, magicamente la partita svolta sempre bene. Anche quelle partite che vanno già bene fanno un passo in più, in avanti, un valore aggiunto in più rispetto a un risultato già positivo, tipo Genoa. Pertanto è utilissimo questo Douglas Costa e spero che venga utilizzato così, perché lui dice una cosa, lui vorrebbe utilizzarlo effettivamente anche dal primo minuto, perché non gli nega questa cosa qua. Però anche è anche vero che per un discorso di utilità, se la squadra fa bene l'impatto di Douglas Costa a partita in corso, non vedo perché privarsene in questa maniera e non in quella che molti vorrebbero solo perché è forte. Ricordiamoci che sono giocatori e Cuadrado al tempo era uno di questi. Adesso è chiaramente un terzino, quindi si è un po' non normalizzato, ma livellato su un livello di doso le forze per tante partite. Ricordiamoci che questi giocatori, appunto Cuadrado e Douglas Costa, hanno sempre dato una spinta ulteriore a partita in corso, perché sono tipologie di giocatori, sono quelli che fanno tipo Bonucci come difensore che ti fa 10 partite da 90 minuti, ci sono difensori magari che te ne fanno un po' meno. Qui ci sono anche attaccanti o esterni in attacco come loro due che ti fanno partite di 90 minuti, che danno equilibrio, Bernardeschi, e giocatori più talentuosi di Bernardeschi come Douglas Costa, che tra l'altro arrivarono nello stesso anno, coincidenza, che spacca la partita. Quindi questa cosa qua è molto molto importante da capire. Il fatto che sarebbe l'avete capito è una conferma di quanto già capito da altri e capito anche da molti tifosi, perché erano evidenti i risultati di Douglas Costa prima cioè durante la partita, quindi in partita in corso, e dal primo minuto, quindi nella totalità del match. Quindi questa cosa qua va confermata e ci fa piacere che poi stia bene, perché parla del fatto che in allenamento Douglas Costa sta molto bene, quindi il fatto che stia bene e che per ora non abbia avuto infortuni, Dio ce la mano di buona, magari a volte buona appunto che arriviamo
una ipotetica finale di Champions con Douglas Costa che entra al 60esimo e la vinciamo, ma sarebbe veramente la conferma che tutti i pezzi sono stati utilizzati nel modo giusto, incastrati nel modo giusto. Quindi, dopo questa conferma, vediamo come sarà questo derby, un derby che vedrà qui Douglas Costa entrare a partita in corso, da quanto percepisco, capito, e quindi potrebbe essere, speriamo di no, perché chiaramente io spero che questa partita, appunto per il livello del Torino, sia facilmente realizzabile in quanto risultato positivo, però è anche vero che il derby è partita a sé. Un Torino che sta facendo male può far bene magicamente in un match che per un discorso di rivalità sente di più, anche senza pubblico, quindi chiaramente in casa nostra. Vabbè, insomma, ragazzi, vediamo un po' com'è. In ogni caso, teniamo a mente questa cosa della scosta anche per il suo utilizzo di qui alle prossime partite. Aspetto i vostri commenti per questa cosa qua, come se per forza arriva la prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.